quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Non ne faccio da un po' perché avevo proprio poco da farvi vedere, essendomi comportata malissimo dal punto di vista alimentare. Da oggi si riprende a marciare nel senso giusto, quindi spremuta di arancia, anche se pochina, se vi sembra pochina, è la spremuta di due arance, quindi mi sono fermata, non ho riempito la tazza, e una fetta di pan bauletto, quello al grano duro, con un velo di marmellata all'arancia. Come potete vedere è una marmellata ricchissima in frutta, è quella dell'Eurospin, molto buona. Bene, questa è la mia colazione, ora la mangerò. Il pane è leggermente tostato, a me piace tostato un po', non troppo. Bene, continuo la mia colazione, ci vediamo dopo. Ed eccoci allo spuntino. Oggi ho particolarmente fame, sarà che sono le 11:30, quindi ho tardato un pochino perché ho lavorato. Mangerò uno yogurt e un gran cereale che sbriciolerò dentro lo yogurt. Questi sono yogurt Mi Bona alla frutta, sono normali, non sono zero grassi, sono normalissimi. Hanno anche lo zucchero dentro, gran cereale normalissimo, cucchiaino normalissimo, e vado a fare il mio intruglietto. Sarebbe stato sicuramente più elegante se avessi versato il tutto in una ciotolina, ma non sarebbe stato vero perché io lo spuntino e lo yogurt lo mangio direttamente dal vasetto. E con l'aggiunta del biscottino è veramente veramente squisito. Bene, faccio il mio spuntino e ci vediamo dopo. Per pranzo, riso al pomodoro. Io ho aggiunto un po' di pepato vecchio e poi un'arancia. Enzo mangerà invece la banana e il riso al pomodoro, giusto? E tu cosa mangerai? Quello che mangiate voi. Riso al pomodoro. Buon appetito a tutti. Per cena sto preparando una bella insalata di arance, ancora è pomeriggio ma mi porto avanti perché l'insalata di arance, lasciarla macerare un pochino, viene più buona. Affetto in maniera sottilissima una mezza cipolla rossa. Non si può non mettere, nell'insalata di arance non si può non mettere la cipolla. Se non vi piace non mettetela, ma non mangiate l'insalata di arance se non vi piace la cipolla, mangiate qualcos'altro, giusto? Comunque, fate quello che volete, l'importante è che ci siano le arance, perché se ci chiedono se si può fare l'insalata di arance senza arance, no, non si può fare. Ok, io metto mezza cipolla e tre arance, quindi io la carico molto di cipolla. Le arance si tagliano da prima a metà e poi a pezzotti. Allora, per tagliare le arance per l'insalata io le taglio, prima le pelo grossolanamente, poi le taglio in quarti e le taglio a pezzettoni, così. Quindi metà, altra metà, quindi a quarti e pezzettoni, così perdono il succo da tutte le parti. Sale, olio, una spruzzatina di aceto rosso e si mescola il tutto rigorosamente con le mani. In padella intanto cuoce la verza. Ho tagliato un cavolo cappuccio a striscette, ho aggiunto un filo d'olio, un po' di sale e qualche oliva e la sto lasciando andare addizionata semplicemente di un bicchiere d'acqua. Questa sarà la nostra cenetta. Benissimo, buonissimo. Tra un po' la vedremo finita. Alla verza quasi pronta aggiungo giusto 3 cucchiai, così, di pepato macinato, un normale pecorino invecchiato macinato e rimesto il tutto. Mescoliamo ben bene. Questo è un contorno eccezionale, saporitissimo e anche con poche calorie.
perché fate conto che questo sono, saranno un 6 porzioni, quindi mezzo cucchiaio di formaggio a testa e massimo un'oliva e poi tutto il resto verza. Ok, lasciamola intiepidire e la vedremo dopo nel piatto. Per noi, per secondo, in una padella senza nulla, né olio né nulla, metto semplicemente un hamburger. Hamburger fatto con carne di maiale al 100%, che è una carne bianca, ricordiamocelo sempre, sgrassata il più possibile e tritata. Lascio cuocere con coperchio, quindi a metà cottura giro l'hamburger senza grassi aggiunti e senza nulla. Metterò un filo d'olio a crudo. Direi che sono cotti, tiriamoli giù dal fuoco. Ed ecco pronto, hamburger con berza e un po' di insalata d'arance. Quella non è tutta mia, la divideremo in quattro. E poi un pezzettino di pane. Ho diviso così gli alimenti perché io mangerò l'hamburger accompagnato dalla berza e l'insalata di arance accompagnata dal pane, perché poi devo fare la scarpetta col sughetto. Bene, si conclude qui il mio What I Eat in a Day. Ovviamente non c'è frutta perché la frutta è là, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!